E qui penso che si chiama un po' l'orologio che ti abbiamo tanto da leggere. Domenico. Domenico Pallino. Compagnia di fratello Sole e sorella Luna. Allora, Domenico, sicuramente mi sei tutta la vita. Mi incanterei, che mi emoziono. L'ho fatto anche da noi a San Nicola, da Rila Comunale. A te la parola. Vai. Sono particolarmente contento e felice di questo riconoscimento, a prescindere da questo è un riconoscimento che arriva dal e arriva al teatro. E serate del genere, un premio del genere, un riconoscimento del genere, tra tante cose ce ne sta dicendo, secondo me, una in particolare, cioè che il mondo e la società è bella quando al proprio posto ognuno ha la possibilità di poter, la possibilità dalla società, dalla classe dirigente di poter fare quello che ama fare e di poter emergere in quello che sa fare. Questo ne consegue che magari io mi occupo di teatro, qualcun altro si occuperà di box, altro si occuperà di calcio, la figlia di Mina, cioè, magistralmente, si facesse due punti, non è arte mia. E questo per quanto riguarda questa cosa qui, mentre per quanto riguarda il teatro, amo sempre definire che il teatro, a pari degli ospedali, gli ospedali sono fatti per gli ammalati e non per gli dottori, le scuole sono fatte per gli alunni e non per gli insegnanti, e il teatro è fatto per il pubblico e non per gli attori. Quindi quando dico che questo premio mi arriva senza alcuna retorica d'aula e al teatro, automaticamente sto dicendo che arriva a voi, al pubblico, e sono contento perché io personalmente ho avuto l'opportunità da amministrazioni comunali e dalla mia compagnia, dal pubblico, da San Marco, ho avuto l'opportunità di poter camminare su quella che umilmente è quella mia strada. E consentitemelo, oggi sono qui sopra perché credo che tutto ciò sia il frutto di un grande lavoro di squadra, che è una compagnia che è nata diverso tempo fa, 12 anni fa, alcuni componenti sono andati via, chi è rientrato, chi si allontanano delle esigenze, e quindi tutto ciò, applausi, risate, soddisfazioni, premi su premi vinti, l'ultimo è stato al premio al Festival Proscenio, l'arte della commedia di Google, la scorsa non ti pago, arriva anche a questo gruppo di 30 persone che è lì pronto a fare e pronto a regalare, a spendersi, ecco, per il pubblico e non per se stessi. Grazie. Io devo essere sincero, perché sono sempre stato sincero fino ad oggi e non penso di cambiare. Il premio dell'eccellenza era anche per un motivo. E non perché io non volessi premiare chiaramente. Nacque all'improvviso, vi spiego in che maniera. Il 19 settembre dell'anno scorso, prima di fare avevamo fatto una sorta di, dopo la presentazione della lista e così via, facemmo una sorta di convegno, fui al centro. E scoprì, parlando così tra la gente, che questo ragazzo aveva avuto un premio. Anche mi disse, quando c'è una persona che sa mai, io non devo sapere che praticamente ci porta tutto fuori dal nostro territorio. E parlando con, diciamo, i oggi amministratori, all'epoca colleghi di avventura, decidemmo di fare questo premio. E poi abbiamo scoperto
che oltre ognuno nella propria arte ci sono tante tante eccellenze. Grazie a tutti.